Ce soir, nous sommes septembre et ma chambre, le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là. La certezza scientifica in realtà è una costruzione, questo non vuol dire che sia meno certezza, è una certezza di tipo diverso da quella che si è a lungo stabilita, è stata a lungo difesa, per esempio nel positivismo, quello hard dell'Ottocento, che però è tranquillamente tramontato. Nella psicoanalisi è successo un po' lo stesso, la psicoanalisi americana in particolare ha risentito moltissimo del clima scientistico degli anni 50 degli anni 60 e si è ampiamente adeguata. Però il fatto che ci sia una realtà della realtà, se vogliamo, in certe aree della psicoterapia, per esempio, non fa più scandalo per nessuno. Fa scandalo per gli psicoanalisti che si affrettano a battersi per la scientificità della psicoanalisi perché interpretano male, secondo a mio avviso, l'ascito di Freud, che era il lascito di uno scienziato che si era formato in età positivistica e che al positivismo credeva ancora e doveva difendere un certo modello. Ma Freud, per esempio, come scienziato non aveva la minima idea del trattamento statistico probabilistico dei dati e quindi da questo punto di vista, non per sua colpa, diciamo così, aveva un modello della scientificità che oggi non ha più alcuna validità. Quindi la mia opinione è che il mondo della psicoanalisi debba rifarsi ad alcuni filoni che sono per esempio l'analisi del linguaggio, che sono per esempio la visione della verità come retorica e non come verità scientificamente accertata, dove la retorica non è affatto un falso, ma è una verità costruita in un modo diverso dalla verità scientifica, ma non per questo meno adattabile, meno utilizzabile. La psicoanalisi deve fare in un clima postmoderno i conti con la storicità, cioè che nulla è dato una volta per sempre, l'Edipo non è universale, è qualche cosa che ha una lunga permanenza, è qualche cosa di cui va interpretato il significato ogni tot tempo, non è qualche cosa come pensavano gli analisti, gli psicoanalisti del dopoguerra, qualche cosa che sarà presente dovunque e comunque in qualsiasi società. È molto più difficile essere postmoderni, è anche molto più facile usare la postmodernità come una arma per dire tutto è possibile. Come dice un mio collega logico, dice che siamo passati dall'idea del come se all'idea del perché no, e il perché no non va assolutamente bene. Cosa significa questo? Che la postmodernità significa una enorme fatica in più.
significa molto più denaro per affrontare la ricerca. Mi sto occupando da qualche tempo di ricerca qualitativa in psicologia clinica, e la ricerca qualitativa, a cui penso io, non è una ricerca alternativa alla ricerca empirica quantitativa, ma è qualcosa che la integra. Però questo significa anche avere degli spazi di lavoro, degli spazi di ricerca maggiori che in passato, perché la ricerca qualitativa ha come sua base sostanzialmente il ripetere continuamente lo schema e riverificare continuamente lo schema. È chiaro che non è questo quello che fa il ricercatore empirico, che una volta che è partito in un modo arriva più o meno nello stesso modo. Però ci sono ricerche oggi di scientologia, che non ha a che fare con diciamo di scientografia, cioè di un'area della ricerca scientifica che fa ricerca sulla ricerca, in cui si scopre che per esempio le ricerche ormai si somigliano tutte. Per essere accettate entro la visione scientifica globale delle riviste internazionali, dell'impact factor e della peer review, eccetera, bisogna che si somiglino tutte, e quindi stanno perdendo valore. E allora bisogna tornare a una cosa che diceva un grande filosofo della scienza induttivista, che era Thomas Kuhn, che diceva che bisogna considerare quanto guadagniamo e quanto perdiamo. Quindi il fare dei passi avanti che però ci portano a rifare sempre le stesse cose, cambiando qualche piccolo particolare, significa perdere grandi, grandi possibilità. E da questo punto di vista tutte le società che si occupano di psicoterapia, tutti i modelli psicoterapeutici, vanno inevitabilmente incontro a questo problema, soprattutto, a mio avviso, quelli che rincorrono la scientificità, come certi modelli di psicoterapia cognitiva comportamentale. La psicoterapia cognitiva costruttivista, per esempio, tende un po' a sfuggire a questo bisogno di rifarsi al modello scientifico, quantitativo, empirico. La psicoanalisi si dibatte in questo momento tra il desiderio di scientificità e una visione molto postmoderna. Secondo me è un equivoco da ambo le parti, che si basa su una carenza di analisi epistemologica. L'analisi epistemologica da molti psicoanalisti viene considerata il recupero della metapsicologia. Non è così, a mio avviso. L'analisi epistemologica significa validare, verificare come si fa una ricerca in un campo scientificamente accertato, come si fa una ricerca qualitativa, come si può utilizzare questi dati per ottenere delle validazioni di alcuni aspetti della psicoanalisi, che significa anche fare della ricerca comparativa, solo che la ricerca comparativa è scomoda. E qui torniamo al punto di partenza, e cioè il fatto che lo psicoanalista oggi ha delle notevoli difficoltà a sopravvivere, sia per la conflittualità molto elevata con altri ambiti, con la psichiatria, con la psicologia clinica non psicoanalitica, con le neuroscienze tanto spesso invocate, e poi lo psicoanalista, almeno per certi versi, è cresciuto e si è abituato ad essere un individualista. Lo psicoanalista individualista è destinato, secondo me, o a scomparire o a soccombere.